maestoso portale, adornato con borchie, introduce nel secondo cortile, quello più privato e signorile, sul quale si affacciano gli ambienti privati e di rappresentanza del castello, come la sala da pranzo, la cappella e la sala d'armi. Al centro del secondo cortile è presente una fontana di stile rinascimentale che reca lo stemma dei Pignatelli, così come un'altra fontana più piccola addossata alla parete della sala da pranzo. Il cortile ha una particolare costruzione. Sul lato destro, infatti, si sviluppa su due livelli. Al primo vi è l'ingresso alla sala d'armi con l'architrave adornato da un epigrafe che ricorda l'incendio e la ricostruzione del castello e due plutei laterali raffiguranti in bassorilievo due cervi. A livello sottostante, invece, è coltivato un meraviglioso giardino all'italiana con le caratteristiche piante di bosso tagliate a formare percorsi per il passeggio, piante centenarie di agrumi, un pozzo ed una piccola fontana. Oltrepassato un passaggio sorretto da volte a crociera, con tracce di affreschi floreali, il visitatore si troverà di fronte alla peschiera ottagonale, adorna con reperti lapidei di presumibile epoca romana. Nella prossima puntata entreremo negli ambienti interni del castello Lancellotti per osservare i tesori e i segreti che custodiscono.